Buongiorno a tutti quanti voi, buon martedì, martedì 30 gennaio 2024. Prosegue questa nuova settimana e saluto e ringrazio come sempre Enzo Leonetti in regia. Oggi davvero tanti argomenti, alcuni sono argomenti dei quali abbiamo già parlato nella giornata di ieri, ma che approfondiremo ovviamente con diverse novità. E altre sono notizie anche di carattere nazionale, che una triste e una invece abbastanza piacevole, che caratterizzano le prime pagine dei giornali anche nella giornata di oggi. E poi abbiamo altre notizie, una anche abbastanza curiosa fino a un certo punto. E mi riferisco innanzitutto, per esempio, alle notizie che già stiamo raccontando da qualche giorno, le proteste degli agricoltori che proseguono. È legata a queste proteste, c'è anche un episodio purtroppo drammatico accaduto ieri a Cropani, ne parleremo fra poco, sentiremo anche alcune voci e vedremo insomma se la protesta effettivamente troverà un punto di accordo insomma tra i manifestanti e le parti in causa. E poi parleremo di cronaca, di politica, anche con il vertice Italia-Africa che sta facendo tanto discutere, e invece le notizie diciamo nazionali che oggi occupano gran parte delle prime pagine dei giornali sono una bella e una brutta, sono due. Quella brutta purtroppo è la morte di Sandra Milo, l'attrice, anche presentatrice, aveva 90 anni e ci ha lasciato un po' anche all'improvviso per certi versi, perché stava ancora lavorando di fatto. E la bella parentesi è quella ormai che stiamo raccontando da qualche giorno, soprattutto da domenica mattina, ovvero Yannick Sinner, che continua a occupare per tanti buoni motivi ancora le prime pagine dei giornali. E poi ancora qualche altra notizia, ecco, una curiosa ma non troppo, riguarda i matrimoni e la nullità anche dei matrimoni, con numeri anche preoccupanti. E una notizia interessante per quelli che sono gli studenti, la maturità classica, le seconde materie, ma attenzione perché poi avremo un focus, un approfondimento, soprattutto nel nostro telegiornale, sulla città unica, perché sono venuti fuori le tre possibili alternative della città unica: Cosenza, Rende, Castrolibero, le alternative per quanto riguarda il nome. Questa eventuale città unica, se dovesse essere realizzata, come si chiamerà? Vedremo quelle che sono le alternative nel corso di questa puntata. Poi lo diremo sia qui, anticiperemo qualcosa e poi ce ne occuperemo nel nostro telegiornale. Bene, questi sono alcuni degli argomenti. Poi ovviamente avremo lo sport, c'è il calciomercato in questi giorni, ma c'è anche il calcio giocato, quindi andremo anche in casa Cosenza. Insomma, abbiamo diversi argomenti e anche di cronaca, alcune cronache giudiziarie anche abbastanza interessanti. Allora iniziamo subito, andiamo sulla prima pagina di Gazzetta del Sud. Ritornano a martedì le tre edizioni, dopo che il lunedì è caratterizzato da un'unica edizione. Allora avremo diverse notizie anche che arrivano dalle province. E allora l'apertura comunque è comune a tutti, ovvero le proteste degli agricoltori. Accolte le richieste degli agricoltori, verso la fine dei blocchi stradali in Calabria, la Regione sì alla moratoria sulle bollette e allo sblocco dei contributi. E poi ancora purtroppo c'è legata una notizia un po' particolare, anzi drammatica, direi. Cosa è successo ieri? Un 56enne purtroppo era fermo in macchina per le code generate dagli agricoltori. Non sappiamo, non è che ci sia un nesso, però purtroppo ciò è successo. È stato stroncato da un infarto e si trova appunto dietro la coda dei trattori. È arrivata l'ambulanza e pare che insomma sia arrivato anche del soccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, o doveva arrivare del soccorso e comunque non è arrivato in tempo. E purtroppo questo è un fatto drammatico che accompagna questa protesta, ma che non c'entra con i contenuti ovviamente della protesta. Abbiamo parlato dell'incontro Italia-Africa e allora Meloni sul piano Mattei: si parte da 5 miliardi e mezzo, scettiche e dure le opposizioni.
Il piano Mattei può contare su 5 miliardi e mezzo di euro fra crediti, operazioni a dono e garanzie, circa 3 miliardi dal Fondo Italiano per il Clima e 2 miliardi e mezzo dal Fondo per la Cooperazione e lo Sviluppo. E poi queste insomma sono le parole ovviamente della Premier Meloni aprendo i lavori del Vertice Italia-Africa in aula al Senato. Tra i vari progetti pilota, un centro di formazione professionale dedicato alle energie rinnovabili in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, altri per l'accessibilità sanitaria in Costa d'Avorio. Meloni ha parlato di una serie di politiche, di una scelta di politica estera che darà all'Africa un posto d'onore nell'agenda della nostra presidenza del G7. Ovviamente, come sempre accade in casi come questi, si parla, sono dure le opposizioni agli antipodi, infatti il giudizio delle opposizioni che rilanciano l'intervento del Presidente dell'Unione Africana Moussa Faki, che ha esortato a passare dalle parole ai fatti. Non ci si può accontentare di promesse troppo spesse disattese. Una pietra tombale sul piano, secondo il PD. Il capogruppo al Senato Francesco Boccia sottolinea: nel decreto non c'è traccia dei 5 miliardi e mezzo annunciati da Meloni. Per Alleanza Verdi e Sinistra il piano è una scatola vuota. Vedremo dove sarà la verità. A proposito di estero, allora, migrazioni, la consulta dell'Albania promuove l'intesa con Roma, intesa della quale si è parlato tanto nelle scorse settimane, quelle sulla gestione dei migranti. E poi ancora una delle notizie che trovano grande spazio su tutte le prime pagine dei giornali: la morte a 90 anni di Sandra Milo, la svampita che ha accompagnato generazioni di italiani. L'attrice musa di Fellini, fra le più popolari del nostro cinema. Il suo vero nome, Salvatrice Elena Greco, era nata a Tunisi, una vita intensa fra film e amori leggendari, da Federico Fellini a Bettino Craxi. Questo è un ritratto veloce ovviamente di Sandra Milo. A proposito di estero, poc'anzi abbiamo parlato di estero, Budapest, la vicenda legata a Ilaria Salis, trattata come un cane, questo è il virgolettato. La militante antifascista alla sbarra, catene, ma nei piedi, tenuta al guinzaglio, si muovono Tajani e Nordio. Tirata con le manette attaccate a un cinturone da cui partiva una catena che proseguiva fino ai piedi, davvero incredibile. E con una guardia che la tratteneva con un'altra catena di ferro. E così è rimasta per 3 ore e mezza al processo a Budapest Ilaria Salis, 39enne, insegnante monzese, detenuta in Ungheria da quasi un anno e accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale. Si è dichiarata non colpevole. Turbata Eugenio Loscus, avvocato, trattata come un cane. Il ministro Tajani ha convocato l'ambasciatore ungherese e si attiva ovviamente anche Nordio, ovviamente anche giustamente. Non sono questi i modi, come poi non sappiamo se è colpevole, innocente, ma insomma questo è un qualcosa che va oltre qualsiasi tipo di considerazione sul processo stesso. Andiamo in Medio Oriente, la mossa di Biden, risponderemo a Teheran, crescono i timori. I timori sono quelli appunto relativi a una, ecco, a una risposta, si cresce insomma. Violenza risponde alla violenza, si risponde con l'altra violenza, ed ecco quello che succede. Segreti ai russi, processo d'appello 29 anni a Biot dai giudici militari, l'ufficiale della Marina. E poi abbiamo già fatto riferimento a quanto stavamo raccontando prima, notizia curiosa ma non troppo, è quella relativa ai matrimoni. I matrimoni aumentano le nullità. Inaugurato l'anno giudiziario del Tribunale Interdiocesano, molti si sposano senza avere consapevolezza dell'impegno preso. Ciò che si evidenza, questo è insomma, appunto dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, numeri preoccupanti, ciò che si evidenzia in misura sempre crescente nelle nostre cause è il fatto che molti nubendi si accostano alla celebrazione delle nozze con un'idea fantastica del matrimonio, senza avere la maturità adeguata per considerare l'impegno preso e la responsabilità che ne discende nei confronti dell'altro coniuge e degli eventuali figli. Questo è un passaggio del discorso di Monsignor Vincenzo Varone, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, take alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario. E pensate, i dati relativi al 2023,
126 cause introdotte, 17 in più rispetto al 2022, 121 quelle decise, 135 le cause pendenti al 31 dicembre 2023. 126 cause vuol dire che ci sono 100, quasi 130, poco meno di 130 coppie che chiedono la nullità del proprio matrimonio. E poi si inizia il 19 giugno, questo interessa molto agli studenti, anche ai genitori degli studenti, lo sappiamo bene, la maturità, il secondo scritto, sono state decise ieri le materie, greco al classico come seconda materia, greco al liceo classico, matematica al liceo scientifico, queste sono le materie del secondo scritto, il prossimo 20 giugno l'esame di Stato che interesserà 500.000 studenti, la maturità 2024 si svolgerà in continuità con le modalità stabilite lo scorso anno, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, si è arrivati pian piano, si va pian piano verso la normalità, insomma dopo che abbiamo visto la scuola ai tempi del Covid con lo streaming, poi abbiamo visto degli esami abbastanza diversi, un pochettino come dire in versione ridotta per certi versi rispetto a quelli che siamo stati abituati, si arriva alla normalità, adesso è bello anche andare a scoprire le materie come si è sempre fatto nel corso degli anni. Allora il secondo scritto, qui sono citati solamente classico e scientifico, al classico come abbiamo detto il greco e allo scientifico matematica. Bene, adesso quella che avete visto poc'anzi, la prima pagina di Gazzetta del Sud con l'apertura sugli agricoltori, Sandra Milo, il piano Italia-Africa, le notizie della maturità come abbiamo visto, quelle che arrivano dalla guerra, Budapest, sono praticamente identiche su tutte e tre le prime pagine di Gazzetta del Sud. Cosa cambia? Cambiano ovviamente le notizie che arrivano dalle diverse province calabresi. E allora andiamo a questo punto a dare un'occhiata a quella della provincia di Cosenza, però è un approfondimento e poi andremo anche sulle altre province. Andiamo a Corigliano Rossano. Nuovo impianto trasformerà i rifiuti in energia, quella che vedete è la sede della Ecoros. E poi rende l'omicidio di Lisa Gabriele, non ho saltato questa notizia, ne parleremo fra poco perché insomma, ne parleremo un po' più a lungo. E la sentenza emessa alla Corte d'Assise, l'omicidio di Lisa Gabriele del 2005, vado un po' a memoria, credo sia 2005, quindi stiamo parlando di 19 anni fa, rimane avvolto nel mistero, assolto l'ex poliziotto abate che era stato incriminato. Questa è la sentenza della Corte di Assise, quindi siamo ancora di fronte, dopo quasi 20 anni, ad un omicidio senza conoscere il nome degli autori, senza che siano appurate le responsabilità. E poi ecco qua, prima ipotesi sul futuro nome della città unica. Questa è la consigliera Luciana De Francesco che andremo poi a sentire nel corso del nostro telegiornale. E allora, città unica, questa è tanto che vedete la pagina nella sua totalità dell'edizione di Cosenza. A proposito di Cosenza, abbiamo detto città unica, la città unica si fa, non si fa? Allora, si parte da tante opinioni. E ovviamente Cosenza rende Castrolibero, dovrebbero unirsi. Secondo questa proposta di legge che è stata varata dal Consiglio regionale, approvata dal Consiglio regionale, si va verso, si sta procedendo spediti in questo percorso. Luciana De Francesca è la Presidente della Commissione Affari Istituzionali della Regione Calabria, ovviamente del Consiglio regionale, è stata chiamata in questa riunione non solo a parlare di quelle che sono le procedure verso la città unica, lo ricordiamo, se dovesse andare in porto questa proposta di legge si arriverebbe a un referendum. Il referendum che vedrebbe impegnato Rende, Castrolibero e Cosenza, i cittadini di Rende, Castrolibero e Rende, Castrolibero e Cosenza sarebbero praticamente chiamati alle urne per dire sì e no alla città unica, ovviamente, ma sarebbe un referendum consultivo, cioè e potrebbe vincere il sì, può vincere il no, ma si può procedere comunque anche al di là di quello che è insomma il risultato del referendum. Poi insomma sono considerazioni diverse, ma il referendum è consultivo. I cittadini potrebbero essere anche chiamati a scegliere sui nomi. Ovviamente sia le città coinvolte, Rende, Cosenza, Castrolibero, potrebbero cambiare a seconda delle proposte, perché molti non contestano la città unica, magari c'è chi vuole l'area urbana, c'è chi vuole la città metropolitana, c'è chi vuole l'area vasta metropolitana, quindi la proposta è una, ma le idee, le opinioni poi sono tante. Molti contestano un metodo calato all'alto,
E ieri, in questa riunione della Commissione comunque affari istituzionali, abbiamo avuto anche i tre nomi della città unica, come potrebbe chiamarsi, perché anche questo fa parte della procedura. Al momento ci sono tre opinioni e tre possibilità. Cosenza, che accontenterebbe, diciamo, soprattutto la città capoluogo, avrebbe il nome solo la città capoluogo. Cosenza rende Castro libero, così come è avvenuto con Corigliano Rossano, cioè nomina tutti, praticamente tutti e tre gli ambiti, tutte e tre le città, oppure Nuova Cosenza, che sarebbe un nome, ecco, nuovo. Vedremo, perché poi ciò non vuol dire, così come potrebbero cambiare i contorni di questa legge, potrebbero cambiare i contorni dell'area urbana con l'inserimento di altri comuni, così come potrebbe cambiare anche il nome, perché al momento ci sono queste tre proposte, potrebbero aggiungersene anche altre, potrebbero cambiare le cose, ma al momento ci sono questi tre nomi. Vedremo un po' come andrà a finire. Andiamo adesso invece sulla prima pagina di Gazzetta del Sud, edizione di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia. Come vedete c'è l'apertura non cambia. Adesso andiamo però, fra poco approfondiremo anche l'apertura, ma adesso andiamo sulla Gazzetta del Sud, sulle notizie che arrivano dalle diverse province calabresi, anzi arrivano tutte e tre da Catanzaro. Violenze sui medici, bisogna potenziare i servizi sanitari, e questo quanto è venuto fuori da un incontro a Palazzo De Nobili. Ancora nella città capoluogo, lavori al porto, analisi sulle ricadute dell'opera ultimata. Ovviamente questo è un rendering di quella che potrebbe essere la struttura a Catanzaro Lido. E poi presunti abusi sui malati oncologici. Ci sarà il giudizio immediato per l'ex infermiere del Ciaccio. Il processo inizierà l'11 marzo, ne abbiamo già parlato. Come vedete non cambia l'apertura, le richieste degli agricoltori. Bene, ieri gli agricoltori sono anche recati in Regione Calabria e sono confrontati con l'assessore regionale Gianluca Gallo. Al termine del confronto abbiamo sentito la voce, scusate il gioco di parole, la voce di Vincenzo Voce, perché intanto c'era anche il sindaco di Crotone Vincenzo Voce presente a questo incontro. Era presente Vincenzo Voce, c'era Gianluca Gallo ovviamente. Allora sentiamo Voce, il sindaco di Crotone, e Gallo su quelli che sono un po' i contenuti della protesta, il sostegno a questa protesta e come al momento la situazione. Sentiamo. Io sto venendo da Crotone, per strada ho incontrato diversi presidi degli agricoltori. Protestano a giusta ragione, perché qui le leggi che in Europa fanno sembra che tengano conto di tutto tranne che un settore come quello trainante dell'agricoltura di fatto sta morendo. I costi sono diventati insostenibili e veramente si rischia di lavorare a vuoto e di non produrre reddito. Poi sulla zona del Crotonese abbiamo altri problemi, come quello dei cinghiali e tanti altri, per cui è arrivato il momento dove questa protesta credo che non solo si sta ampliando, ma è arrivato il momento di ascoltarli ai piani alti. Stamattina siamo qui alla Regione, ovviamente. Ringrazio l'assessore Gallo, che l'altra volta ha accolto una delegazione di agricoltori del Crotonese, e questa mattina torniamo per affrontare problemi come la PAC, la siccità, che sono i veri problemi del nostro territorio. È importante far capire che le istituzioni sono al fianco degli agricoltori, sono al fianco di chi in Calabria sta trainando il PIL, perché se dovesse venir meno questa attività, veramente siamo arrivati alla frutta, è il caso di dirlo. La Regione può fare tanto, non solo portare le istanze nei tavoli che contano, ma anche per i compiti che deve svolgere la Regione Calabria si devono organizzare per velocizzare, per esempio, le liquidazioni, i pagamenti che sono in atto. Si tratta di una protesta giusta.
che noi condividiamo, contro alcune politiche di natura comunitaria che non sono assolutamente condivisibili, contro alcune questioni che riguardano in questo momento anche il nostro Paese, l'aumento del carburante agricolo, l'aumento dei costi energetici e l'IRPEF sui redditi dei terreni agricoli. E questo si assomma ad una serie di questioni rispetto alle quali noi diamo risposta, perché in questo momento stiamo dando risposta sia sulla questione dei pagamenti che riguardano una congiuntura nazionale, non è sicuramente il nostro ente pagatore, ma rispetto ai quali stiamo spingendo per essere ancora una volta fra le regioni che riescono a pagare i propri agricoltori prima di altri, e anche su altre questioni come quella dei consorsi di bonifica, che è una questione che ereditiamo, ed infine la questione degli ungulati, per la quale abbiamo avuto in questi giorni l'approvazione del PRIU. Quindi speriamo di dare le risposte giuste e il confronto continua. Bene, queste le parole, le opinioni di Voce e Gallo sulla protesta degli agricoltori. Abbiamo dato un'occhiata alle notizie appunto in prima pagina. Cosa resta? Restano quelle che arrivano dalla provincia di Reggio Calabria. Allora andiamo sulla prima pagina dell'edizione Regina di Gazzetta del Sud. Come vedete ancora si parla della questione ambulanti, come abbiamo già anticipato anche sulla prima pagina dell'edizione Regina di Gazzetta del Sud. Non cambia l'apertura dedicata, come vedete, agli agricoltori, tutto quanto il resto, anche Sandra Milo, ma qui si pone l'accento sulla questione ambulanti, che è una questione che sta interessando praticamente la città di Reggio già da un po'. E allora, contro gli ambulanti, contro il comune, pronti a rivolgersi al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, ovviamente in questo caso della Calabria. Una notizia non sicuramente simpatica è quella che arriva da Palmi, perché siamo sempre in provincia di Reggio Calabria, ovviamente è stata vandalizzata l'area giochi al Rione Pille, un campetto è stato danneggiato, come vedete anche dalla foto. Da Palmi ci spostiamo, ovviamente restando sempre nel Reggino, ci spostiamo a Bagnaracala, perché ci spostiamo diciamo di pochi chilometri, vertice in prefettura con il sindaco sul rogo dell'auto dei vigili urbani, sarà aumentata la videosorveglianza. Tutto questo mentre proseguono le indagini, ovviamente, anche per cercare di capire quanto accaduto. Vedete, qui c'è un vertice in prefettura a Bagnara per capire cos'è accaduto nella città regina sul rogo dell'auto dei vigili urbani. E giovedì ci sarà un altro incontro. Questa volta siamo in prefettura a Cosenza, perché abbiamo raccontato già da qualche giorno di quanto accaduto a Scalea con, lo ricordiamo, un'attività con diversi episodi sono accaduti nel corso degli ultimi tempi. E negli ultimi giorni proprio abbiamo raccontato di un'attività commerciale che è stata di fatto distrutta, attività commerciale storica per Scalea, e allora giovedì arriva la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, coordinato ovviamente dal prefetto di Cosenza, ci saranno le forze dell'ordine. Non è la prima volta, perché già in passato si è posto l'accento sulla sicurezza e nell'area ionica e nell'area tirrenica, quindi non è una prima ovviamente, ma ovviamente non è stato il primo caso sul Tirreno, non è stato il primo caso negli ultimi giorni anche a Scalea. Allora le forze dell'ordine, coordinate ovviamente dal prefetto, vogliono cercare di frenare sul nascere quanto potrebbe accadere. Allora c'è stata la convocazione di questo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica giovedì prossimo, giovedì 1 febbraio, praticamente fra due giorni. Sentiamo su questo anche il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotto. Giorno 1 febbraio 2024 sono stato convocato da Sua Eccellenza il prefetto nell'ambito del comitato provinciale ordine e sicurezza per affrontare quelli che sono stati gli ultimi episodi che si sono verificati a Scalea, ma anche sull'Alto Tirreno Cosentino. L'ultimo episodio dell'incendio all'attività commerciale del Brigante desta non poche preoccupazioni, ma dobbiamo partire da un assunto preciso e fondamentale, ovvero che lo Stato c'è. Non dobbiamo pensare che lo Stato non ci sia. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e delle forze dell'ordine, alle quali va la nostra massima vicinanza e fiducia. Anche se tra la cittadinanza ci sono tanti interrogativi e c'è
una sensazione di smarrimento, ma proprio in quella sede, nella sede del Comitato Provinciale, affronteremo tutte le problematiche e cercheremo di approntare le soluzioni. Da parte mia, vuole esserci la rassicurazione per tutti i cittadini che le forze dell'ordine ci sono, lo Stato c'è. Sono in corso le indagini, ma dobbiamo adesso fare fronte comune. Scalea e l'Alto Tirreno Cosentino ha bisogno di unione e di unità. Dobbiamo essere uniti con un unico obiettivo, che è quello di evitare che episodi del genere possano aumentare, possano destare preoccupazione per la cittadinanza. Quindi massima fiducia e speranza che tutto questo prima o poi possa essere un lontano ricordo. Bene, sono le 13:59, noi ci dobbiamo fermare, abbiamo dato un'occhiata a tutte le prime pagine di Gazzetta, abbiamo approfondito alcuni argomenti, ritorneremo fra poco perché abbiamo alcune notizie in tempo reale, una che riguarda anche la protesta degli agricoltori, cosa sta accadendo questa mattina, ve la daremo fra pochissimo, abbiamo notizie delle nostre agenzie, abbiamo poi ovviamente da vedere anche le altre prime pagine, tipo il Quotidiano del Sud, non abbiamo ancora visto la prima pagina, anche quella nazionale, i siti internet, insomma, anche altri approfondimenti, il calcio, quindi state con noi, ci troviamo fra pochissimo, dopo la pausa. Seconda parte di prima pagina, quella che di fatto poi ci porta dritti dritti verso il telegiornale, ovviamente anche oggi fra la rassegna stampa e il giornale, la nostra consueta rubrica La parola del giorno con approfondimenti davvero molto interessanti. Poi vi darò anche un'anticipazione su quella che è la parola del giorno, ma intanto ho promesso che avremmo parlato di notizie fresche della mattinata in tempo reale, una anche relativa alle proteste degli agricoltori. E allora cosa accade questa mattina? Lo vedete in questo momento. Siamo in provincia di Reggio Calabria, a Polistena, la protesta degli agricoltori, presidio dei trattori sulla strada statale Ionio Tirreno, sì, quella famosa della Limina che abbiamo citato più volte nelle ultime settimane. Decine di trattori in strada, invettive contro la politica dell'Unione Europea, ancora blocchi e presidi in Calabria di agricoltori ed allevatori che protestano contro la politica agricola dell'Unione Europea e la mancata difesa del settore, chiedendo maggiore ascolto. Decine di trattori hanno bloccato il tratto della statale 682, la Ionio Tirreno, tra Rosarno e Cinque Frondi nel Regino. Ovviamente hanno aderito anche gli agricoltori della piana di Rosarno. Altre notizie di cronaca che arrivano dalla mattinata. Ci spostiamo di pochi chilometri, andiamo a Reggio Calabria. Beni per circa 400 milioni di euro riconducibili a un imprenditore operante nel settore dei giochi e delle scommesse online sono stati confiscati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello SCICO di Roma con il coordinamento della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia, e un provvedimento appunto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. E ovviamente si parla di questi 400 milioni di euro sequestrati e confiscati, i beni per 400 milioni di euro confiscati a questo imprenditore che appunto opera nei settori dei giochi e delle scommesse online, ma c'è l'interessamento della DDA. La misura patrimoniale riguarda compendi societari, trust e disponibilità finanziarie in Calabria, Puglia e Abruzzo. La figura criminale dell'imprenditore sarebbe emersa nell'operazione Galassia contro la 'Ndrangheta. Sempre cronaca, ma ci spostiamo a Catanzaro. Questa volta parliamo di presunto assenteismo, truffa e assenteismo, sequestrati beni a un dipendente di Calabria Verde. Falsa attestazione della presenza anche quando era ai domiciliari. Beni e disponibilità finanziarie per 93 milioni euro. Questa volta parliamo di un sequestro molto diverso, sequestrati appunto in esecuzione di un provvedimento su richiesta della Procura, un operaio forestale dell'azienda Calabria Verde. L'uomo indagato assieme ad altri tre colleghi per reati di truffa aggravata e danno allo Stato e falsa attestazione della presenza in servizio. Altra notizia che arriva dal mondo della Chiesa, siamo ancora a Reggio Calabria perché Monsignor Maniago, che è l'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, è stato eletto vicepresidente della Conferenza Episcopale Calabra.
è arcivescovo appunto della diocesi, dell'arcidiocesi di Catanzaro Squillace dal 2021. L'elezione è avvenuta durante la sessione invernale della CEC, la CEC è la Conferenza Episcopale Calabro, ovviamente presieduta dall'arcivescovo di Reggio Calabria Monsignor Fortunato Morrone, che ha fatto seguito all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano del Tribunale Ecclesiastico Calabro d'Appello. Dunque subentra Monsignor Milito, vescovo emerito di Oppido Palmi, che nei mesi scorsi appunto ha concluso il servizio di vicepresidente della CEC per raggiunti limiti di età. E poi chiudiamo con le previsioni del tempo, che stanno destando tanto interesse per capire quanto sta accadendo. Ancora per 10 giorni l'anticiclone africano sull'Italia, allora un fenomeno anomalo in inverno perché le temperature sono decisamente diverse rispetto a quelle che potrebbero e dovrebbero essere. Nel dettaglio, come vedete, a sud oggi coperture del cielo temporanee ovviamente al mattino, poi soleggiato, quindi da ora in poi 14:06 siamo già nel pieno pomeriggio, possiamo dire, quindi sole un po' tutta la regione, così come mercoledì poco o irregolarmente nuvoloso e giovedì sole e clima gradevole. È stato un po' abbassamento di qualche grado negli ultimi giorni, però insomma adesso stiamo parlando di temperature record davvero, addirittura in Spagna sono superati i 30 gradi, Scozia oltre i 20 gradi. In Italia si è ben al di sopra la media del periodo, 13-15 gradi al centro-sud, in Liguria e nei settori alpini. Insomma, è davvero un'ondata anomala. Bene, queste sono le prime le notizie appunto che arrivano dalla mattinata, calabresi e non, che andiamo a prendere e ad acquisire dalle nostre agenzie. Andiamo sulla prima pagina del Quotidiano del Sud per capire su cosa punta il quotidiano oggi. Due casi drammatici, questo è quello che abbiamo fatto, al quale abbiamo fatto riferimento poc'anzi, l'uomo che è stato stroncato da un malore durante la protesta degli agricoltori, tragica fatalità per un automobilista in coda, il presidio viene sospeso, lui è Domenico Costa purtroppo. E poi un fatto tragico, non è la soluzione, ma il fatto tragico è ciò che è accaduto circa 20 anni fa, 2005, sì, 19 anni alla scomparsa, quindi 2005, la morte di Elisa Gabriele, resta comunque senza un colpevole. In corte d'assise a Cosenza, a 19 anni della scomparsa della donna, l'ex compagno ed ex poliziotto è stato assolto, per lui una condanna a 5 anni per spaccio. La procura, che è un'altra accusa, un altro procedimento ovviamente non legato alla morte di Elisa Gabriele, bene chiarire che si tratta di due provvedimenti diversi, ovviamente una condanna diversa ma una assoluzione nell'ambito dell'accusa di omicidio. La procura presenterà ricorso e poi imitiamo Creta, servizi efficienti e due scali internazionali. Il manifesto del professor Gattuso, ovviamente si parla, questa che vedete in foto, dell'aeroporto di Lamezia, dei servizi e di turismo. Creta, l'isola che conosciamo bene. I 5 commissari confermati da Occhiuto, siamo nell'ambito della sanità, via la procedura per il direttore generale dell'Annunziata e poi Regione, nessuna risorsa europea sprecata. In commissione Nicolai fa il punto sul Por Calabria 2014-2020. La bretella della discordia, lo sapete, la stazione di Sibari che rischia di essere quasi cancellata, la bretella della discordia, ecco cosa prevede il progetto del bypass di Sibari, raccontata appunto nello specifico nelle pagine interne del quotidiano. Vedremo fra poco anche qualche pagina interna, se ne avremo il tempo. E poi la fusione di Rende, Cosenza e Castrolibero con i nomi. La scelta sarà, come abbiamo detto, fra Cosenza, Nuova Cosenza e Cosenza, Rende e Castrolibero. Ne parleremo nel nostro telegiornale, le possibili denominazioni del comune unico da indicare nel quesito referendario. Quindi saremo, insomma, secondo della vostra cittadinanza, la vostra residenza, chiamati a esprimervi anche sul nome. Montalto, Fugo, proprio a ridosso dell'area urbana, al momento non ne fa parte, almeno di questa proposta di legge, anche se ne fa parte praticamente in maniera concreta. Dacri, Mauro Dacri, ex consigliere regionale, ufficializza la sua candidatura a sindaco. Corigliano Rossano, altro comune in cui si vota, ma qui si parla di altro, di un impianto a biometano nell'area industriale.
e poi addio a Anna Gastel, la donna del nord che amava la Calabria, e poi la pizza al Brescia che ottiene la Deco, siamo a Spezzano Albanese, parliamo della Gaba Marita. Questo, un po' di tradizione e gastronomia anche sulla prima pagina del quotidiano del Sud. E allora, prima di vedere qualche pagina interna e di parlare anche di calcio, perché oggi di sport ancora non abbiamo parlato, non abbiamo neanche parlato di Sinner, altro fenomeno, andiamo sul web, sulle notizie che arrivano dalla mattinata, e iniziamo con Repubblica.it. C'è il caso di Ilaria Salis, siamo in Ungheria, vedete qui. E queste foto sono particolari, le scarpe, le caviglie che sono praticamente incatenate, un qualcosa di davvero che non può starci. Tensione Roma-Budapest, Ilaria Salis incatena a Budapest, Tajani, Orban non c'entra nulla, Lollobrigida non ho visto le immagini, non commento. E poi i scandali in Ungheria, i dubbi dei giudici italiani sulle carceri ungheresi, è un caso politico con la manifestazione riportiamo a casa Ilaria Salis. Il TG1 è tutto per Meloni. A dicembre Schlein oscurati appena 30 secondi al PD. Per l'opposizione parla solo Conte, dati che riguardano anche la comunicazione. Medio Oriente. Israele uccide 3 palestinesi in un ospedale di Jenin, erano terroristi. Haniyeh ha ricevuto la proposta di accordo. La priorità è fermare la guerra. E poi altre storie purtroppo che arrivano dal fronte, mia figlia sta male, ho paura perché non so cosa, Gaza ormai è una terra di zombie. E poi Ucraina-Russia, la commissione Dupréan Mosca con una Madonnina d'oro, ma il piano dei discepoli di Orsini e Cacciari non viene apprezzato. Il Fatto Quotidiano.it, Ilaria Salis, ora la Farnesina protesta con Budapest, Lollobrigida non ho visto, non commento, il padre, mia figlia già 4 volte in tribunale, l'ambasciata sapeva. Caso Urwa, Borrell ridimensiona la posizione Unione Europea, nessuna decisione prima della fine delle indagini, ennesima frizione con Ursula von der Leyen. E allora poi ancora Brescia, operaio di 51 anni, travolto e ucciso da un treno alla stazione di Chiari, aperta un'inchiesta, altro fatto tragico. E poi corruzione, la classifica di Transparency, l'Italia non migliora più e perde una posizione, carenze sul lobby e conflitto di interesse. La Stampa.it, il PIL in Italia si ferma allo 0,7, Spagna più 2,5, vedete come cresce la Spagna, Germania meno 0,3, e sappiamo di queste difficoltà. E poi Ilaria Salis ancora catena a mani e piedi, il ministro Lollobrigida non ho visto le immagini, non commento, l'appello anche di Fiorello, liberata, Tajani, Orban non c'entra, ecco cosa rischia. E poi Roberto Salis, il padre di Ilaria, l'ambasciata sapeva di mia figlia in catene, il ministro Nordio, immagini dure, ci attiveremo. E poi ancora restiamo sulle prime pagine, sulle home page dei quotidiani online, il messaggero.it, ancora Ilaria Salis, il padre incontra l'ambasciatore Farnesina e chiederà misure alternative al carcere. E poi Sandra Milo, la camera ardente in Campidoglio, ai piedi del feretro, un cuscino di rose bianche, la figlia Deborah ha seminato solo generosità. Berlusconi, Giovanna Rigato, l'Olgettina, ex grande fratello, al processo per estorsione, gli chiese 1 milione, i 5 figli del cavaliere, parte civile. Poi sostiene di essere figlia di Tonino Lamborghini, ho prelevato il DNA di Elettra, il test è positivo. Fedez perde la causa con il Codacons che lo accusò di pubblicità occulta, querela per diffamazione archiviata. E poi Ilmattino.it, maxi blitz nei vicoli di Napoli, un po' di cronaca che arriva dalla Campania, arresto del fratello del killer di Sibillo, in fuga con 50 euro e 4 telefonini, arrestati 2 baby rapinatori a Napoli, rapinatori sparano a ragazzi identificati, 6 della gang, e poi la camera ardente di Sandra Mille, il saluto commosso al Campidoglio. Altre due notizie di politica, premierato, ecco le modifiche, c'è il limite di 2 mandati, parliamo del premierato, non confondiamo con le candidature a sindaco, che sappiamo bene sono cambiate, la questione è cambiata per i comuni sotto i 15.000 abitanti. Italia-Africa, mossa Meloni, piano Mattei da 5 miliardi e mezzo. Chiudiamo la parte online della rassegna stampa con qualche notizia calabrese e parliamo di qui cosenza.it, nuove proteste degli agricoltori, strada quella della Valle del Crati
e delle Serre Cosentine. Quindi diamo una notizia ulteriore, non c'è solamente quella di a Polistena, della protesta degli agricoltori, c'è anche quella in provincia di Cosenza, quindi Valle del Crati e Serre Cosentini, quindi a ridosso della città di Cosenza. Alberi abbattuti a Rende, Italia Nostra, Eco in Logica, il Comune si doti subito di un piano del verde. E a Corigliano Rossano il camion resta impigliato nei cavi della linea telefonica, nuovo caso appunto sulla 106. E poi, a proposito degli agricoltori, dopo otto giorni la protesta verso lo stop, si aprono le trattative in regione, anche se non è la regione destinata alla trattativa, bisognerà rivolgersi ad altre enti, altre istituzioni sovraregionali. Qui andiamo in Europa, bisognerà arrivare. Sono le 14:16, allora è il tempo di vedere qualche pagina interna dei nostri giornali prima di passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Allora, ancora pagina interna di Gazzetta del Sud, stop ai presidi degli agricoltori, la regione dice sì alle richieste, insomma abbiamo già sentito, i sindacati e i parlamentari salvate i tirocinanti. E poi la Calabria al buio, critiche al centrodestra nel libro bianco del PD, ne abbiamo parlato ieri. Reggio Calabria, la mozione sfiducia all'esame dei consiglieri, domani sarà discussa nell'aula battaglia di Palazzo San Giorgio. Metro City, passa il bilancio, lente virtuoso rispetto ai tempi, il documento contabile passa al primo vaglio dell'aula, adesso sarà sotto la lente la conferenza metropolitana, dunque disco verde del Consiglio metropolitano al progetto del prossimo triennio. Aloisio, Ryanair, una grande occasione, ma non siamo pronti, questo lo dice il presidente di Confesercenti, serve una società che abbia come obiettivo lo sviluppo dell'area metropolitana. E poi chiudiamo la visione delle prime pagine, delle pagine interne di Gazzetta del Sud con quella sportiva. La Fiorentina tenta Gudmundsson, ultime ore di mercato, raggiunto l'accordo contro la Salernitana e Boateng, l'Udinese non molla Perez. E poi Magnan, il comune di Udine nega la cittadinanza onoraria, e l'amarezza del sindaco per quella che era un qualcosa che sembrava quasi scontata, a votare contro nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale 13 consiglieri a favore della maggioranza con 25 voti, nessuna astensione. Non è stato al nostro fianco il centrodestra, si è perso un'occasione, questo dice il sindaco di Udine. Finisce il sogno in Coppa d'Asia alla Palestina, battuta dal Qatar. Ieri invece nel nostro campionato la Roma vince 2-1 a Salerno. E poi l'Inter ha rimesso la freccia, Juve aggrappata a Vlahovic, a Firenze prova di solidità dei nerazzurri con Lautaro in vetrini, bianconeri puntano sulla ritrovata venale realizzativa del serbo, ma insomma c'è lo scontro diretto domenica prossima, ci sono teoricamente 4 punti al momento 1, ma l'Inter deve recuperare una partita. Panchina d'oro a Spalletti, stagione indimenticabile, il premio davanti a Inzaghi e Pioli. Chi ha vinto anche la panchina d'oro? Ve lo diciamo subito. E ci spostiamo, sempre parlando di sport, sulle pagine interne del quotidiano. Allora, il quotidiano, lo vedete, applausi per Vivarini, perché la panchina d'oro nel campionato di Serie C è stata data al tecnico dei record, il Catanzaro dei record. Appunto un Catanzaro l'anno scorso impressionante. Grazie al lavoro di tutti, alla città e caccia all'attaccante. I nomi per il momento sono quello di Svaniti, Moro e Maric e anche lo stesso De Luca. Di Serio, in forza l'Atalanta Next Gen, e la Mantia che conosciamo bene in Calabria, giocata a Cosenza ed ecco Cosenza, sorridi ma non mollare. L'attaccante Mazzocchi, tante note positive, è vero, ma il cammino è ancora troppo lungo. L'attaccante invita alla cautela, ora decisivo per il centrocampo, anche qui i nomi di Dariva, ma anche quello di Acampora potrebbero essere caldi, ma potrebbe anche partire Calò, non si sa, insomma vedremo quello che accadrà in queste ultime ore di mercato. Il mercato, lo ricordiamo, si chiude giovedì sera alle ore 20, quindi ancora per 2 giorni e mezzo tutto è possibile. Chi è arrivato però in questa sessione di calciomercato a Cosenza e chi sta facendo benissimo? Gianluca Frabotta, l'esterno sinistro del Cosenza, ex Juventus tra l'altro, che nella scorsa partita non ha fatto solamente l'esterno sinistro, ha fatto anche l'attaccante, ha segnato il gol decisivo sul campo del Sud Tirolo. Allora sentiamo le sue dichiarazioni dopo il match di domenica scorsa, dichiarazione di sabato pomeriggio, che ha portato il Cosenza alla seconda vittoria consecutiva. Domenica il Cosenza gioca con il Pisa, lo ricordiamo, ma in questo momento si pensa
si sta ancora commentando, ecco, il match con il Sud Tirol, si pensa al mercato e Frabotta pensa anche al gol che ha appena realizzato. Ci avevo provato prima e il tiro da fuori è stata un'occasione, perché loro comunque sono una squadra molto organizzata e stavano lì, difendevano bassi, quindi è stata una soluzione importante, fortuna è entrata e siamo contenti. Penso che comunque ce lo meritiamo, perché ci alleniamo sempre bene, il gruppo è un gruppo sano e questo è molto importante. Poi il gol lo volevo dedicare a mio zio. Sì, sì, secondo me siamo stati bravi dopo il rigore sbagliato, perché ci può essere, ecco, un momento di difficoltà, però in quei momenti di difficoltà è importante essere compatti e secondo me noi lo siamo stati, e quella è una cosa da non sottovalutare. No, per me, dico la verità, è stato molto emozionante, perché comunque non ho passato dei momenti facili nell'ultimo periodo, quindi questo gol, diciamo, è un po' liberatorio e sono contento sia per me ma soprattutto per la squadra. Ai tifosi voglio dire innanzitutto grazie, perché ci sostengono veramente tanto, e poi voglio dire che sicuramente ogni partita daremo tutto quanto, e quella è la cosa principale, che su ogni campo sputeremo il sangue. Questo è Gianluca Frabotta, chiudiamo la pagina, lo spazio dedicato a Cosenza, ultimi minuti per le prime pagine dei quotidiani nazionali. Allora andiamo sul Corriere della Sera con l'apertura dedicata al nuovo piano per la tregua a Gaza, Meloni alla conferenza per l'Africa, progetti per 5 miliardi e mezzo. Sono queste un po' le notizie di oggi sui giornali nazionali. Gaza e soprattutto Meloni Africa, Sandra Milo, la vita come spettacolo, addio alla musa di Fellini, la questione Salis in tribunale con manette e catene come un animale, e poi Sinner, il dopo slam, missione numero uno. C'è anche spazio per Maignan, Udine boccia la cittadinanza onoraria. Salis in catene, trattata da animale, immagini shock che arrivano dall'Ungheria e sono riprese anche dalla Repubblica, che riprende anche l'inciampo africano, il summit sul piano Mattei criticato dalle opposizioni. Poi ancora Sandra Milo, addio alla musa felliniana, eterna bambina. Il Messaggero, premierato solo due mandati, allora c'è anche il limite ai mandati, appunto, per quanto riguarda il premier, secondo la nuova legge. L'addio a Sandra Milo, la donna che ha vissuto tre volte, Ilaria Salis incatenata in tribunale a Budapest, si muove la Farnesina, e poi la Sindermania, l'antidivo che piace, Amadeus lo chiama, oggi dovrebbe arrivare in Italia Yannick Sinner, va dalla Meloni, poi andrà giovedì insieme ai suoi compagni di Coppa Davis dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e chissà se andrà a Sanremo, non lo sappiamo, sicuramente non canterà e non ballerà, questo l'ha già precisato. Noi ci fermiamo qui, vi lascio come sempre alla parola del giorno e poi al nostro telegiornale, quindi io vado via, voi restate su Ten, a domani, sempre 13.30. La casa è la nostra pelle più esterna, è il nostro riparo fisico, perché è il luogo dove sappiamo di poter tornare dopo aver vissuto la nostra giornata, ma anche esistenziale, perché è il luogo della nostra geografia interiore che ci orienta nel mondo e quindi che ci consente di non smarrirci. È all'interno di una casa che abbiamo imparato non solo a misurare il mondo, ma anche che il mondo ha una misura, ha un verso giusto. In questo senso la casa è il nostro universo. Allora abbiamo una casa, ma al contempo siamo la nostra casa. Se abbiamo subito un furto nella nostra abitazione, al di là del danno economico, abbiamo sperimentato la situazione perturbante di un'intrusione nel nostro corpo, in una stanza della nostra interiorità che in quel momento non siamo riusciti a presidiare. Un antropologo statunitense, Kate Basso,
dice che tra l'uomo e la sua casa si crea un rapporto di interanimazione, un processo di costruzione continuo e costante di un'anima comune. Alcuni neurologi sostengono che una delle ultime memorie che perdiamo, abbiamo tante memorie, quella a lungo termine, quella a breve termine, quella sensoriale. Una delle ultime che perdiamo, dicevo, è quello che ci consente di muoverci di notte al buio tra gli ambienti della nostra casa, come se ci muovessimo appunto dentro di noi. La rovina della nostra casa, che sia il suo rimanere vuota o peggio la sua distruzione, anche in riferimento alla nostra tradizione, è uno dei rischi peggiori a cui l'uomo è esposto, che possa crescere l'erba sulla soglia della tua casa. No? È la maledizione peggiore che si possa indirizzare a qualcuno, perché significa possa la tua casa chiudere o cadere, possa il tuo progetto di vita franare. Possa la tua progenie essere sterrata senza più terra in dialetto, che tu possa andare, lo dico con un'altra espressione tradizionale, che incute timore, che tu possa andare erramo, cioè che tu possa diventare un profugo, un senza patria. Le bombe che cadono su una casa, anche nel raro caso in cui non portino via la vita fisica di una donna, di un uomo, di bambini, di una famiglia, portano comunque via una storia e una memoria, un progetto di vita, il senso di un'esistenza.